Uomini e donne barra anticipazione, Anna Tedesco torna in pista, nuovo amore in arrivo? Uomini e donne, anticipazioni trono over, avvia una nuova settimana di battibecchi per Gemma Galgani, attualmente fra le più votate nella prima sfilata dell'anno. Sarà lei a trionfare? Anna Tedesco è pronta a tornare in pista? La dama del trono over di Uomini e Donne, dopo aver chiuso l'amicizia con Giorgio Manetti, sembra intenzionata a riprovarci anche se, con i suoi prossimi pretendenti, andrà con i piedi di piombo. La bellissima dama, infatti, da quando è una protagonista della trasmissione di Maria De Filippi, ha ricevuto tantissime delusioni. Quella che l'ha ferita di più è sicuramente quella che le ha inferto Giorgio Manetti, con cui l'amicizia è finita improvvisamente. Dopo aver annunciato l'addio al programma, Anna sembra intenzionata a concedersi un'altra possibilità. E sono fiera di me quando non perdo la voglia di combattere, quando cammino ascoltandomi, quando piango perché sono vera, quando sorrido nonostante tutto, quando sogno ancora, quando respiro l'amore nell'aria, quando mi voglio bene, quando non mi arrendo, quando non mi maschero per piacere agli altri, quando non la do vinta alla paura. Fiera di me, perché la mia vita non può dipendere da nessun altro se non da me stessa, ha scritto la dama sui social. Anna, dunque, comincerà a conoscere nuovi cavalieri? Aggiornamento di Stella di Benedetto. Gemma Galgani vince la sfilata? La rivalità fra le dame del trono over si è riaccesa con l'ultima puntata della settimana scorsa, quando a Uomini e Donne le protagoniste più chiacchierate del parterre hanno partecipato alla prima sfilata della stagione. A mettersi in gioco, in particolare, 8 regine del pomeriggio di Canale 5, che per rappresentare al meglio il tema proposto dalla redazione, la donna passionale, hanno sfoggiato i loro migliori look senza temere il parere dei giurati nel parterre. I colori più gettonati sono stati il rosso, tinta scelta anche da Gemma Galgani, e il nero, tonalità preferita da Ida, con la sola eccezione di Anna, che ha deciso invece di sfoggiare un abito azzurro. Attualmente, sul sito ufficiale del dating show, le votazioni sono ancora aperte e, stando ai risultati parziali, in testa alle altre sembrerebbe esserci l'outfit passionale di Gemma Galgani. Sarà lei a trionfare in questa agguerritissima sfida tutta al femminile? L'appello di Gemma Galgani ai fan, votatemi. In fatto di bellezza, Gemma Galgani non ama essere seconda a nessuno, è per questo che nelle ultime ore l'affascinante dama del trono over ha chiesto a tutti i suoi follower di votare per lei nella competizione ancora aperta per la sfilata. Sulle sue storie di Instagram, la protagonista più chiacchierata di Uomini e Donne ha infatti pubblicato l'immagine della classifica, con una richiesta ben esplicita per i suoi fan: potreste votarmi? E gli oltre 180.000 follower non sono rimasti sordi al suo appello, visto che qualche ora dopo la dama ha condiviso la classifica parziale dei voti, nella quale il suo nome è chiaramente in testa a quello delle altre dame. Mi avete mandato questo, WoW. Siamo in vantaggio. Continuate a votare, si legge sull'immagine condivisa dalla ex di Giorgio Manetti, fino a ieri in testa a tutte le altre protagoniste, a questo link la foto su Instagram. Solo in quarta posizione l'abito azzurro della sua rivale Anna, ben distante dalla vetta della classifica.